E c'è da festeggiare perché Bitcoin ha rotto il livello di resistenza a 12.500-13.000 in close settimanale, portandosi su un livello storico da un punto di vista di quotazione che sicuramente ci darà un bel po' di riflessioni, ci farà fare tante riflessioni, ma soprattutto inserisce la criptovaluta più famosa nel mondo in quello che potrebbe essere effettivamente una fase estremamente rialzista ed una potenzialità di bull run che vedremo anche oggi in questo video. Era tantissimo tempo che Bitcoin non andava al di sopra di questi livelli che vedremo oggi, ragazzi, in settimana. È un super video quello che faremo oggi, perché è un video di briefing su tutte quelle che sono queste possibilità. Quindi è storico il momento sicuramente, perché il livello settimanale dei 13.000 dollari era stato rotto soltanto nel 2017 in piena bull run, ma soprattutto in piena bolla di Bitcoin. Quindi quello che è successo questa settimana è storico, ragazzi, potremmo andarlo a vedere anche sui grafici, perché se il mercato romperà, quindi salirà al di sopra di un altro livello di resistenza, che è importantissimo in questo momento, ma è anche vicinissimo in questo momento, ragazzi, potremmo assistere a una nuova fase di FOMO anche sui mercati per Bitcoin, che ragazzi potrebbe essere estremamente proficua, perché non ci sono livelli di resistenza importanti al di sopra del livello che vi mostrerò nel video di oggi. Prima di andare avanti, ragazzi, vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciatemi un pollice e soprattutto fatemi sapere cosa ne pensate anche voi di queste fasi. Andiamo a vedere quelli che sono i livelli importanti, i livelli chiave di questa giornata storica, e cerchiamo anche di capire la ciclica che invece ci sta indicando che in questo momento potrebbe essere una fase complessa. La andiamo a vedere in questo video e poi concludiamo andando a guardare anche le altcoin, perché alt season sì o no, se arriva la bull run, cosa ci dicono gli indici macro su Bitcoin. Start su quello che è il nostro grafico, ragazzi, di natura settimanale. Andiamolo subito a vedere, metto gli occhiali. Allora, quello che è successo da un punto di vista settimanale lo possiamo vedere in questa fase qui, ragazzi. Allora, faccio un'altra cosa, vi metto il grafico lineare per farvi vedere in maniera più semplice. L'ho già fatto nell'ultima live che avevo fatto, come questo livello, vedete, questo livello dei 12.000 non veniva superato in chiusura settimanale da tantissimo tempo. In realtà Bitcoin l'ha fatto solo nel dicembre del 2017, ha fatto questa fase che poi non è stata più replicata, tant'è vero che sia nel 2019 sia poi nell'altro tentativo che era avvenuto proprio nell'agosto del 2020 era stato respinto da questo livello. Quindi abbiamo questa fase e nuovamente ora siamo con un'altra maturità in questo ambito qui. Quindi è una giornata storica, quella di Bitcoin, una settimana storica, perché il grafico settimanale ci indica una possibilità importante. Questo è un break, ragazzi, che da un punto di vista settimanale indica un breakout di lungo periodo su Bitcoin. Vediamo anche come sia nella settimana, per esempio, di break che era già avvenuta nella bolla speculativa, il mercato aveva poi accelerato in questa settimana e poi nella successiva. Facciamo così, vi zoomo anche l'aria. Vedete, aveva accelerato nella prima e nella seconda settimana, ma andando a fare cosa, ragazzi? Dei livelli di up stratosferici, perché a livello di range, al di sopra di questa struttura, poi avevamo fatto 2 settimane con un più 60%, quindi in piena bull run, fino a toccare quelli che erano stati i massimi storici di Bitcoin, che mi ricordo, ragazzi, io ero già sul mercato, ovviamente, e quel dicembre me lo ricordo benissimo. Perché? Perché stavo suonando quel giorno, ero ad un concerto, mi ricordo il 16 dicembre, quando Bitcoin faceva quella super run e non si fermava più. Quindi più 60% in 2 settimane,
proprio scaturito da questa fase. Ora, succederà la stessa cosa, siamo nella stessa situazione in questo momento. Non credo sia così da un punto di vista di FOMO, perché Bitcoin non ha rotto i 13.000 dollari con la stessa FOMO del 2017. Questo è un bene o un male? Moltissimi di voi potrebbero pensare che in questo caso non avere la FOMO di prima potrebbe essere anche negativo e che quindi magari non fare il più 70 sia negativo. In realtà, ragazzi, questa cosa secondo me è positiva. Anzi, io vi chiedo anche cosa ne pensate voi, cioè stare su questi livelli di Bitcoin senza la FOMO che c'era nel 2017, senza quell'hype palesemente indirizzato ad una bolla speculativa, è positivo o negativo? Cosa ne pensate, ragazzi? Scrivetemelo nei commenti. Per me, per quello che riguarda la mia visione, essere arrivati a questi livelli di prezzo con tranquillità, perché parliamoci chiaro, ragazzi, Bitcoin ci è arrivato con tranquillità, è una notizia positiva. Perché nel lungo periodo potrebbe indicarci che qui Bitcoin ci è arrivato per restarci, ragazzi, non per fare un hype, non per fare un massimo da bolla speculativa, per restarci per un bel po' di tempo. A questo punto possiamo però chiederci qual è il livello importantissimo che dobbiamo tenere sotto controllo e che potrebbe in questo momento creare difficoltà, difficoltà che andiamo a vedere tra pochissimo con la ciclica, ragazzi. Vi faccio vedere i livelli importanti per questa settimana. Allora, qual è l'ultimo grande scoglio da superare? È questo qui, 13.000 5 tecnicamente, ragazzi, 13.600 dollari. Questa ultima lineetta che vedete qui, ragazzi, le abbiamo fatte tutte. Prima abbiamo rotto i 10.000 e con questa candela, poi abbiamo rotto i 12 e i 13 con quest'altra candela. Ora deve andare sopra i 13.600 e da qui in poi, ragazzi, facendo massimi superiori al 2019, farebbe un break anche da un punto di vista di candela annuale. Pensate un po' che cosa significa, ma soprattutto significa anche un'altra cosa: non ci sono più resistenze se non due. Ragazzi, guardate che spazio che abbiamo qui. Quindi non ci sarebbero più resistenze se non due, ma la prima addirittura, il primo scoglio sarebbe a 16.100 e l'altro poi ai massimi storici di Bitcoin. Questo è la grande pista che ha davanti, la grande strada che ha davanti Bitcoin e la grande potenzialità di questa fase, che è senza dubbio la fase più importante di Bitcoin degli ultimi 2 anni, perché superando questo livello potremmo in effetti assistere poi a una mini bull run, ragazzi, perché un po' di FOMO probabilmente ci starebbe anche e indicherebbe anche un più 30, più 40, ragazzi. Poi andremo a vedere, perché Bitcoin secondo me dovrà decidere cosa fare una volta superati i 13.005, ragazzi, 13.007. Questa è la fascia e il livello. Ma se non lo fa proprio perché trova questi 13.005, 13.007 un livello di resistenza importante, allora decide di aspettare. Cosa succede? Andiamo a guardare la ciclica, perché sulla ciclica ci sono delle cose da vedere. Ok, allora siamo qui davanti all'analisi ciclica di Bitcoin contro USD. Sempre ci sono delle cose da guardare, ragazzi. In primis il fatto che siamo su un ciclo di natura ternaria, sarebbero due mensili fatti, diciamo così, ragazzi, e dovremmo poi andare a vedere, insomma, questa struttura come si replicherà. Comunque sono così creati. A questo punto siamo nella campana centrale, quindi l'analisi ciclica in questo momento ci dà un'informazione e ci dice che Bitcoin potrebbe nei prossimi giorni assistere a un livello di breve periodo, quindi una fase di breve periodo ribassista che andrebbe a chiudere questo ciclo. La stessa cosa potremmo avere come risposta da questa indicazione dovuta all'RSI, che ciclicamente si porta in un massimo storico. Il precedente l'avevamo avuto ad agosto ed era proprio qui, ragazzi, in questa fase che poi ha indicato una fase di presa di profitto. Ci starebbe una fase di ribasso di Bitcoin di breve, una cosa del genere, ragazzi? Assolutamente sì, ma a
questo punto chiediamoci anche dove possiamo andare se Bitcoin fa una fase di ribasso di questo tipo, cioè quali sono in effetti i livelli che potremmo toccare in fase di dip. Poi sarebbe un'occasione di acquisto, sì o no? Questo lo dovremmo vedere, ragazzi, nei prossimi video. Quindi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, se non vi volete perdere questi video, questi aggiornamenti, ragazzi. Li vedremo sicuramente, perché non si può prevedere il mercato con settimane di anticipo. È una follia, non ragioniamo così, non serve a nulla. Invece bisogna starci attaccati un po' come una cozza, ragazzi. Vabbè, attacchiamoci a Bitcoin. Allora, qual è il livello che potrebbe raggiungere anche un pullback su questi livelli? Quindi da 12.4 fino a 12.000, questa zona potrebbe essere da pullback se effettivamente la ciclica ci dà questa indicazione. Qual è il livello che potrebbe innescare una fase ribassista di breve periodo, che l'unica cosa che va a fare, ragazzi, è a praticamente darci un consolidamento di questo break settimanale che è avvenuto? Poi chiaramente, ragazzi, se inverte alla brutta, via, ovviamente, ma questo lo vedremo con calma. Allora, qual è il livello? Il livello è 12.8. Sotto i 12.8 nel brevissimo si assisterebbe ad una correzione importante, che tra l'altro in questi momenti, ragazzi, sta già un po' avviando Bitcoin. Non vi nascondo che io ho una operazione short in copertura hedging sulle mie posizioni hold, ragazzi, solo in copertura hedging. La prima ha preso già una batosta di stop, quindi serve solo a quello, ragazzi. Ma volevo farvi vedere una cosa, ed è questo, perché non lo mostro da tanto tempo, ed è il mio Bitcoin per le giornate d'oro, ragazzi, il mio Bitcoin dorato. Chi di voi mi segue da tantissimo tempo sa che ogni volta che siamo in una giornata storica io mostro questo Bitcoin dorato. Va bene, anche oggi è una giornata storica, ragazzi, devo ritirarle e regalarle un po' a tutti. Va bene, ok, andiamo a vedere l'ultimo indicatore della giornata. Altcoin sì, altcoin non, alt season sì, alt season no. Se Bitcoin sale, cosa succede? Bla bla bla, i soliti discorsi. Andiamo a vedere quello che è la struttura della dominance di Bitcoin da un punto di vista di lungo periodo. Mi metto gli occhiali. Allora, buttiamo giù la dominance, andiamola a guardare. Guardate come è cambiato la struttura ciclica. Sicuramente qui, ragazzi, ad agosto è iniziato un nuovo ciclo per la dominance di Bitcoin, e questo è da tenere in considerazione. È anche il motivo per il quale io ho essenzialmente chiuso tutti i miei portafogli in altcoin. Ho solo Ethereum in questo momento per i discorsi DeFi e il farm, niente di più, ragazzi, ed è rischioso anche Ethereum, che comunque sta reggendo bene, perché se Bitcoin inizia una bull run probabilmente assisteremo a un break di questa linea, ragazzi, un break di questo livello sulla dominance che potrebbe innescare una nuova spirale rialzista per Bitcoin, e poi andremo a vedere. Allora, in questo momento la dominance di Bitcoin non ha invertito il trend, che era un trend ribassista iniziato a settembre 2019, quindi ancora si mantiene in questo trend. Dove inverte il trend? Solo sopra questo livello della trend line, ma poi storicamente sopra i 70, quindi per riprendere un trend positivo dovremmo andare sopra i 70. Quindi in questo caso alt season non ce n'è, ragazzi, non è graficamente dimostrabile che il mercato altcoin potrebbe performare meglio di Bitcoin, anzi il trend di breve di Bitcoin rialzista contro le altcoin, quindi potremmo continuare ad assistere ad una fase ribassista delle altcoin verso Bitcoin nel breve. Poi ci sono questi livelli da considerare, ma poi c'è da fare anche un'altra considerazione. Anche qui vorrei la vostra opinione, ragazzi, scrivetemelo nei commenti. Secondo voi un Bitcoin sopra il 70% di dominance nel 2020/21 è veramente possibile? Ha senso?
da un punto di vista di logiche di mercato e di maturità del mercato, di salute di questo mercato, sarebbe giusto? Non lo so, ragazzi, fatemi sapere la vostra opinione. Io sto ragionando al riguardo e secondo me è un po' difficile ragionare da questi punti di vista e potrebbe essere negativo una dominance di Bitcoin sopra il 70%. Quindi potremmo in effetti, ragazzi, assistere solo ad un'oscillazione, a delle fasi alternate tra bull run di Bitcoin e poi distribuzione sulle altcoin. Perché no? Fighissima come cosa, eh? Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in settimana col prossimo video. Ciao a tutti!